Derby di Sicilia per chiudere la stagione, numeri alla mano, un derby che non propone molti sorrisi, il Palermo fuori dai giochi per l'Europa, il Messina già retrocesso, ma tutto quello che sta accadendo, per tutto quello che sta accadendo nel calcio, chissà, questi sorrisi potrebbero tornare anche molto presto, sia a Palermo che a Messina. Attenzione, subito in area di rigore il Messina con Floccari che sbaglia un gol clamoroso. Attenzione perché qui scivola Biava, allora Floccari sinistro e palla che finisce al lato, palla gol per il Messina. Sempre di Napoli però tiene palla, poi Nocerino, gran botta, è la parata un po' plastica ma efficace di Agliardi. Area di rigore, Zoro raccoglie Accardi, prova con il sinistro da lontano, è una gran botta, Godas di testa, rete! Palermo in vantaggio, 33esimo minuto. Allora qui parte il tiro di Accardi. È al di là della linea. Sembra in effetti che sì. Godas quando parte il pallone sia già oltre la linea. Attenzione, Floccari, traversa piena, gran destro di Floccari e poi Donati con il sinistro e palla che finisce al lato. Tocco per Sullo, ancora Sculli. Attenzione, Floccari spalla alla porta, sinistro e la parata di Agliardi. Riprova il Messina ad attaccare l'area del Palermo, pallone alto verso Donati, il colpo di testa, poi Sculli, destro, la deviazione provvidenziale da parte di Zaccardo, palla al centro verso Nanni, il colpo di testa è insidioso, la parata di Agliardi. Se ne vanno gli ultimi spiccioli di partita. Io non avrei dato neanche 3 minuti di recupero, Daniele, sinceramente. Pantana ha applicato il regolamento, qui fischia la fine, vince il Palermo 1-0 all'ultima giornata di campionato. L'uomo partita Sky per il Palermo è Eugenio Corini, l'uomo partita Sky per il Messina è Zoro.